La caratteristica distintiva del mais rosso è chiaramente quello di essere molto ricco in antocianine, queste molecole protettive. Sono molecole che troviamo in molta frutta e verdura e hanno diverse proprietà, sono proprio un effetto protettivo nei confronti di diverse malattie croniche, proprietà anticancro, proprietà antinfiammatorie e in alcuni casi anche proprietà antiobesità. Quello che noi abbiamo fatto è di sviluppare questo mais rosso a partire da antiche varietà di mais rosso sudamericano, selezionato anticamente dalle popolazioni andine per essere adatto alla crescita in alta quota e in climi freddi. Quindi quello che noi abbiamo fatto sostanzialmente è di sviluppare questo mais rosso, quello che vedete oggi, tramite un incrocio, un semplice incrocio, con del mais italiano ad alta produzione, in maniera tale da renderlo adatto alla crescita nel clima temperato europeo, in particolare in quello italiano, e ad avere anche una coltivazione su larga scala. Le antocianine del mais, in particolare quindi il mais rosso, sono in grado di ridurre del 30% i danni da infarto causati da un'ischemia coronarica. Quindi le antocianine assunte nella dieta sono in grado di aumentare il glutatione, che è un naturale antiossidante presente nel nostro organismo. Non solo, la cosa interessante e sorprendente che abbiamo visto è che il mais rosso è in grado di innalzare i livelli ematici degli omega 3, in particolare di quegli omega 3 che si trovano tipicamente nel pesce, il DHA e l'EPA, e li innalzano del 17%. Quindi è un po' come se alimentandosi con alimenti ricchi di antocianine, quindi con il mais rosso, l'effetto che si ottiene è simile a quello che si avrebbe mangiando del pesce.